poi quasi nessuno guarderà con un microscopio a controllare se è stato lucidato perfettamente, però l'impressione che dà a vederlo, anche un colpo d'occhio, è che sia perfetto. Se ci fossero dei piccoli difetti, una finitura che non sia perfetta, il colpo d'occhio sarebbe un'altra cosa. Difficilmente vi rendereste conto del problema, però ci sarebbe qualcosa che non quadra, insomma. Anche questo è un anello con un rubino, sempre realizzato a mano, qui manca ancora l'incastonatura, vedete la pietra solo appoggiata. La pietra poi affonderà nella montatura e quei fili la bloccheranno. Passiamo. Questo è un po' come quello di prima, con pietre molto più grosse. Queste erano pietre da mezzo carato l'una. Una di queste pietre farebbe un bel solitario. Tutto questo giro era abbastanza notevole come anello questo. Forse non ci si rende conto dalle proporzioni, ma è bello grosso. Questo è allora, sono tre anelli, li vedete lì sopra. È la replica dell'anello di Lady Di, il centrale, e le due fedi si incastrano attorno all'anello principale, centrale, diciamo. Questo è stato un grosso lavoro. Dall'inizio alla fine, questo sono 10 giorni abbondanti di lavoro. E per 10 giorni vuol dire lavorare su qualcosa di grande così. A me è abbastanza. Ci serve una discreta pazienza, insomma, per fare un oggetto del genere. Questo è un anello abbastanza particolare. Tutti quelli che avete visto prima sono stati forgiati a mano, quindi partendo da un lingottino si realizzano lastre, fili, poi si saldano insieme questi elementi, si rifiniscono. Questo invece è un anello stampato in 3D, quindi è stato progettato al computer. Vedete in alto a sinistra il castone, quindi è l'elemento che tiene la pietra, è ancora grezzo, ancora da rifinire. È stato stampato con una stampante 3D e poi fuso con un processo simile a quello che si usa per le statue, per le campane, quindi fusione a cera persa si chiama. La stampante 3D poi si fa in resina, che il processo è simile comunque. Quindi qui il mio lavoro è stato solo di rifinire. Tutto era come il castone che vedete in alto a sinistra. E anche qui serve una discreta pazienza per arrivare in ogni intercapedine a pulirla perfettamente e lucidarla. È abbastanza particolare come anello, vedete in basso a sinistra la pietra si apre e rivela un'incisione nascosta. Divertente è stato questo. Quindi gli orecchini, abbastanza semplici, però realizzarli a mano e arrivare a un risultato accettabile, perlomeno perfetto, non, sembrano semplici, ma servono probabilmente 4-5 anni di esperienza anche per realizzare una cosa così semplice. Nel primo, nel secondo anno di lavoro, cioè, un orafo sta imparando, è in grado di realizzare di solito una fede, un oggetto semplice, già una cosa del genere, saldare tutto dritto e preciso è abbastanza complicato. Questo è un anello di fidanzamento con due fedi intorno, oro bianco, giallo, oro rosso. Questo è sempre in platino, è un anello di fidanzamento con un profilo, vedete, particolare. Con un anello del genere metterci conto una fede piatta starebbe male. Quindi si fa una fede sagomata che segue perfettamente il profilo, una volta indossato è bello secondo me. Cera, lavoro anche la cera, quindi quando devo realizzare forme più organiche, diciamo, parto da un blocco di cera che viene scolpito, questa è praticamente scultura in pratica. Sempre un anello di oro giallo, la pietra è molto bella, è una tanzanite azzurra. Vedete in
alto a destra la partenza, quindi pezzettini, pezzettoni d'oro che vengono fusi insieme e un paio di giorni dopo è pronto l'anello. Questa è sempre una fede, un'incassatura abbastanza particolare, tension set si chiama, in pratica l'anello è aperto e il diamante è sospeso nella montatura. Un ciondolino semplice da vedere, questo in un paio d'ore lo faccio dall'inizio alla fine. Orecchini abbastanza piccoli, tutti realizzati a mano sempre. E questo è un trilogy, un zaffiro, diamanti e montatura di platino, che dovrebbe essere l'ultimo.